Strana coincidenza quella che lega un personaggio storico e uno immaginario con il nome in comune. Peter Pan è sia il soldato dell'esercito austro-ungarico, morto sul Grappa nel 1918, sia il Peter Pan, il celebre bambino che non vuol crescere, nato dalla fantasia di Barry. Joseph, dove sei? Mi senti? Dimmi qualcosa. Joseph non risponde, ha perso i sensi, sta morendo. Ma Peter Pan insiste, gli sembra di gridare all'amico, invece sono i suoi pensieri, è la sua mente che parla per lui. Joseph, rispondimi, sei ferito? Dimmi che non sei morto. Joseph, dove sono? Dalla strada di terra si solleva una nuvola di polvere. Sono le quattro ambulanze della Croce Rossa americana che dalla caserma di Col di Miglio, passando per la Valle dei Camini, stanno arrivando a Col Caprire per raccogliere i feriti e i morti. Ho volato! Gridò. Ancora mezz'aria, anche Gianni allora si lasciò andare e incontrò Wendy vicino alla stanza da bagno. Che meraviglia, fantastico, guardatemi, guardatemi, guardatemi. Volarono in su, in giù, intorno alla stanza e Wendy disse che era una cosa celestiale. Sentite, propose Gianni, perché non andiamo fuori? Questa era l'intenzione di Peter. Partiamo subito. Ubriacato. Io vi ho ubriacato, disse il maggiore. Vi ho ubriacato perché vi voglio bene, perché l'America è in guerra. Proprio così, disse. Parti domattina, pupo, disse Rinaldi. Per Roma, dissi no, per Milano, disse il maggiore. Alla Scala, disse Rinaldi. Andrai alla Scala tutte le sere, dissi io. No, non potrà permetterlo, tutte le sere, disse il maggiore. Dobbiamo andare, disse il maggiore. Beviamo, facciamo rumore, disturbiamo gli altri. Non ve ne andate, dobbiamo andare, arrivederci. In bocca al lupo, tante cose. Ciao, torna indietro. Mi baciò, Rinaldi mi baciò. Puzzi di cloroformio, addio amico, addio. Tante cose. Il maggiore mi batté la mano sulla spalla. Poi uscirono in punta di piedi. Mi accorsi che ero completamente ubriaco e mi addormentai.